Ari Giovannini Sergio, Lucchi Franco e Riccardo Valeriani. Siamo ragazzi di prima, seconda e terza media della scuola Spallanzani di Casalgrande. Vi scriviamo dal futuro, più precisamente dal 2023. State tranquilli, niente di preoccupante. Vi abbiamo conosciuto tramite alcuni vostri documenti personali, diari che nella vostra vita avete scritto, o articoli di giornali del passato che raccontano di voi e della guerra. Alcuni di noi non conoscevano la Seconda Guerra Mondiale, ma grazie a questi vostri documenti ora sappiamo qualcosa di più. Sappiamo ad esempio che eravate militari e sappiamo anche che siete stati deportati in Germania o in Polonia perché avete scelto di gettare le armi dopo il giorno dell'armistizio per rimanere fedeli alla vostra patria. Sappiamo che il viaggio è stato duro e malsano, non c'erano posti a sedere. Sappiamo che eravate stretti. Sappiamo che eravate settati e affamati. Sappiamo anche che, per la disperazione, avete provato a lanciare lettere dai vagoni nella speranza che qualcuno li raccogliesse e li portasse alle vostre famiglie. Sappiamo questo, vi hanno portato nei campi di lavoro coatto dove vi fecero firmare un documento. Con quel documento avete firmato la vostra rinuncia alla collaborazione con i tedeschi. Sappiamo che vi hanno costretto però a costruire armi per loro. Sappiamo anche che dormivate in baracche strette, c'era un bagno per tutti e le malattie erano all'ordine del giorno. Non sappiamo però tante cose di voi. Perché due di voi non sono tornati a casa? Sembra che di voi tre Giovannini sia l'unico che è sopravvissuto. Chissà se una volta a casa ha ritrovato la sua famiglia. Prima di diventare militari avevate un lavoro? Quali sogni non siete riusciti ad esaudire? Prima della guerra avreste mai pensato di arruolarvi nell'esercito? Dovete sapere che noi vi ricordiamo. Gli storici vi hanno chiamato internati militari italiani e vanno nelle scuole con i vostri documenti per conoscervi e ricordarvi. Sono cambiate molte cose dai vostri tempi. L'Italia ha un presidente ed è una repubblica. Non ci crederete mai, ma votano anche le donne. Vorremmo raccontarvi tante altre cose, ma molte non le abbiamo ancora studiate. Magari vi scriviamo fra qualche anno, quando ne sapremo di più. Che vi ricordiamo ve l'abbiamo già detto. Ora però vorremmo promettervi una cosa. Le vostre sofferenze non sono state vane. La vostra è una storia che non avremmo voluto leggere. Ci impegniamo perché tutto ciò non si ripeta mai più. Firmato, i vostri amici.